Posso erogare i buoni pasto all'amministratore dell'SRL e non ai dipendenti? Anche questa è una domanda carina, perché effettivamente il buono pasto è uno strumento che serve a me come imprenditore per tagliare le imposte e i contributi in maniera legale. Ovviamente non è che diventeremo ricchi per applicare solo questo, però effettivamente siccome è gratis, siccome basta saperlo e siccome basta dirlo al proprio consulente del lavoro barra commercialista e acquistarli e poi scaricarli sulla busta paga, ecco che è ovvio che magari all'inizio devo un po' capire come fare, però siccome è uno strumento gratuito, ok, di fatto è uno strumento che consiglio di applicare a tutti gli imprenditori che hanno una busta paga nella propria SRL. Perfetto. E tecnicamente c'è il problema che io non posso per i buoni pasto dire lo do a un dipendente e all'altro dipendente no, ok? Quindi io non posso dare i buoni pasto solo a chi mi pare piace come dipendente, perfetto. Ma tendenzialmente io posso dare i buoni pasto a delle categorie di dipendenti. Ecco, in questo caso, siccome l'amministratore è una categoria a parte, ok? Tu potresti erogare i buoni pasto all'amministratore dell'SRL o agli amministratori, oppure a te, unico amministratore, e invece no ai dipendenti, ok? E quindi tendenzialmente ti trovi che tu il bonus lo puoi prendere e gli altri no. Invece, se tu volessi premiare un unico dipendente che rientra nella stessa categoria di altri, ecco che questa cosa non la puoi fare, perché tu devi erogare i buoni pasto almeno alla categoria di tutti i dipendenti che hai tu nella tua società. Tendenzialmente, adesso dovrei verificare quest'ultimo aspetto, però tu potresti magari dare i buoni pasto agli operai, ok? Ma non agli impiegati e così via, ok? E nello stesso modo, quindi tu puoi erogare i buoni pasto all'amministratore o agli amministratori e non agli altri dipendenti. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!